ragazzi, ben ritrovati dal vostro carissimo Energy. Oggi qui ragazzi siamo su GTA 5, versione PS5 online. Ciro, per GTA ci sono delle zucche. Se tu ne trovi 10 giornalmente ti danno 50.000 botta, cioè quindi già è buono per, diciamo, quelli che stanno iniziando da poco GTA. Cioè non è tanto bello iniziare da poco GTA perché comunque è difficile. Però dai, 50.000 non sono niente male. Ok, sì ragazzi, anche quest'oggi le zucche sono spawnate. Direi di prenderle tutte e 10, dai. Vediamo, questa è la prima. L'ho fatta anche stanotte una, vediamo che succede. Ok, 4.250. Ok, bene, passiamo alla seconda. Qua c'è la seconda, ci dovrebbe essere. E infatti, così almeno voi vedete. Intanto vi metto il ping della mappa, visto questo punto qua dove sono per la seconda. Mentre per la prima è questa di qua. Questo punto qua. Perfetto, raccogliamo la zucca e ci siamo. Oddio, siamo un lupo. Ma cos'è? Ma cos'è? Ok, pare fine. Ok, così ci sbriamo, niente. Comunque fighissimo che siamo un lupo. Oddio, siamo. Ok. Bene, passiamo alla terza. Eccoci qua ragazzi, anche alla terza dovrebbe spawnare davanti a questa casa. Guardate, metto anche il punto dov'è. È la mappa qua, sempre a Paleto Bay, qua dove sono io. E dovrebbe essere qua davanti, se non mi ricordo, infatti. E siamo alla terza, spero che non facciamo niente. Ok, 3.000, buono, buono così. Bene, passiamo alla quarta zucca di oggi. Ma sono io, avete visto, l'altra era qua all'inizio. Qua c'è l'altra, infatti non mi ricordo su quanto siamo, ma credo che sia la quarta o la quinta, non lo so. Un loop mentale, e infatti siamo alla quarta. Salute giubbotto, antiproiettile, ti ringrazio. Passiamo alla quinta, ragazzi. Ragazzi, anche dall'altra parte della strada c'è l'altra zucca. Cioè, sono tutte vicine, quindi sono fattibili come, diciamo, missioncini, ecco. Che cazzo? Sì, Puma! Bello! Wow! Ok, basta, 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 basta. Passiamo alla sesta, ragazzi. Un attimo che mi riprendo e sono un pochettino tutto addormentato. Poi mi scombina tutto l'inventario. Madonna santa, ok. Andiamo, andiamo. Ragazzi, è numero 6, si trova qua davanti, c'è anche 19 metri come avete visto. Scendete qua. Aspetta, aspetta, oppressor, ok. Alright, dovrebbe essere qua, infatti sì. Sì, infatti ce l'ho fatta ieri e non mi ricordo le posizioni, ok, GG. Prendiamola, vediamo che accade, spero di non esplodere. Ah, ok, un altro giubbotto di proiettile. Ok, perfetto. Andiamo per la settima. Eccoci qui alla banca di Paleto Bay, che questa si può anche rapinare. E prendiamo la settima. Vi faccio vedere la posizione dove si trova. Vabbè, qua davanti, come potete vedere. Ok, cosa mi ha dato? Un dolcetto, 4.000 dollari. Ok, ringrazio. Passiamo all'ottava, ragazzi. Ragazzi, l'ottava si trova proprio qua. Il sopra della banca a 12 metri di qua. Cioè proprio semplice, cioè non è tanto difficile. Tutte vicine sono, ragazzi. E infatti eccola qua, già si è vista pure. Spero di non esplodere perché potrei reagire malissimo. Ok. Ok, ha avuto un po' di scossa. Niente, ragazzi, è tutto a posto. Ok, andiamo per la 9. Dai, oh dai, non ti buggare, ok. Ragazzi, per la 9 si va anche qua a 400 centimetri. Si dice così. Comunque, qua davanti. Cioè, proprio le vedete anche spawnare. Cioè, se non le vedete, ragazzi, è proprio assurda. Eccola qua. Prendiamola. Ti prego, non esplodere. No, no, sono tutto ubriaco. Vabbè, dai, andiamo per l'ultima, ragazzi. Dai, l'ultima, ragazzi, è un po' più lontanina. Si trova proprio qua. Se non mi ricordo male, sì, proprio qua davanti. Quindi sono 1 chilometro, diciamo. Questa è la più lontana che c'è. Quindi voi con l'oppressor, qualsiasi cosa che avete, ce la fate.
Ragazzi, eccoci arrivati alla nostra destinazione. Aspetta, ci allontaniamo con l'oppressor perché qua c'è una pompa di benzina esplodere. Non ci stiamo a niente. E l'ultima l'abbiamo presa. Ricordate la posizione, ragazzi, qua. Ok, 52.000. Perfetto. Abbiamo guadagnato 64.000. Perfetto. Ok, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Fosse stato anche di aiuto per voi per trovare queste zucche. In un prossimo episodio, ragazzi, andiamo a vedere l'UFO. Vediamo se apparirà. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi se siete iscritti. Commentate, condividete. Dai, ragazzi, ce la facciamo arrivare anche ai 2000 iscritti, si spera. E niente, noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao, ragazzi.